Il primo dei tre poteri attribuiti alla pietra filosofale è quello di fornire un elisir di lunga vita, capace di conferire l'immortalità e la guarigione di tutte le malattie. Gli altri due poteri sono quelli dell'onniscienza e la capacità di trasformare metalli vili in oro. La ricerca dell'immortalità e la trasformazione in oro erano visti come il culmine di un cammino spirituale di purificazione. Per questo l'alchimista doveva avere un'alta statura morale e non doveva agire per avidità. Le dottrine alchemiche iniziate con gli arabi si diffusero nel Medioevo cristiano, durante il quale la pietra filosofale venne assimilata a Cristo, che con la sua venuta nel mondo trasmutò la materia con la sua morte e risurrezione. Lungo i secoli, numerosi furono i tentativi degli alchimisti di trovare l'elisir di lunga vita o di trasmutare i metalli vili in oro. E numerosi furono i racconti e le saghe che si moltiplicarono fino ai nostri giorni. Ricordiamo anche solo la saga di Harry Potter. Il primo episodio si intitola proprio La pietra filosofale. E il famoso romanzo L'alchimista di Paolo Coelho, che riprenderemo dopo. Nel Vangelo di oggi Gesù ritroviamo in Gesù più volte l'idea alchemica della trasformazione. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato, e cioè il passaggio dalla condizione umana alla gloria divina. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Il cammino dalla morte alla vita. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Il passaggio dalla mortalità all'immortalità. Per questo Gesù nel Medioevo era visto come la pietra filosofale o uovo filosofico, in quanto proponeva l'immortalità. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. La ricetta che Gesù propone però non consiste in pozioni magiche, come quelle degli alchimisti, ma nel servizio. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Mettersi a servizio è espropriarsi della propria vita per generare vita eterna, proprio come il chicco di grano che muore per produrre molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. I greci che si avvicinarono al Tempio di Gerusalemme erano alla ricerca della loro pietra filosofale. Essi sono il simbolo dell'uomo di ogni tempo che è alla ricerca della pietra filosofale, e cioè della vita immortale o dell'eterna giovinezza, dell'elisir d'amore, del cammino che porta dal materiale allo spirituale, la mutazione dal metallo in oro. Quei greci arrivarono a capire che la pietra filosofale non poteva essere un luogo, Gerusalemme, né una casa, una cosa, il tempio dorato, ma solo poteva essere qualcuno. Per questo volevano vedere Gesù. Avevano intuito dal poco che avevano saputo su di lui che l'unica cosa importante per loro era quella di conoscere Gesù. Per questo si rivolsero a chi Gesù lo aveva visto bene. In conclusione, la settimana santa ormai vicina era considerata nel Medioevo la settimana delle settimane degli alchimisti, perché l'uovo filosofico, altro modo di concepire la pietra filosofale, che ci ricorda il simbolo dell'uovo di Pasqua, giungeva alla sua grande cottura.
Ma noi non abbiamo bisogno degli elisir, degli alchimisti per raggiungere la nostra pietra filosofale. Le loro sono solo pozioni false, come l'elisir che Dulcamara aveva venduto a Nemorino per conquistare l'amore di Adina. Un elisir che in realtà non aveva nessuna proprietà magica, ma era solo del vino rosso, come ci racconta Gaetano Donizetti nella sua opera buffa L'elisir d'amore. Non abbiamo neppure bisogno di intraprendere cammini faticosi nel deserto, come quello intrapreso verso le piramidi d'Egitto dal pastore Santiago, il protagonista del romanzo L'alchimista del brasiliano Paulo Coelho. Avevo letto quel libro, da poco uscito, agli inizi degli anni 90, perché andava allora molto di moda. Infatti fu tradotto in 56 lingue e ha venduto oltre 100 milioni di copie in più di 150 paesi. Ricordo però che rimasi molto deluso dalla lettura, perché non mi diceva assolutamente nulla di nuovo. È questo il destino a cui siamo condannati noi cristiani, che dopo aver visto Gesù, tutto il resto ci sembra spesso insignificante, se non addirittura banale. A quei 100 milioni di lettori che hanno letto L'Alchimista, vorrei chiedere: ma voi non avete mai letto il Vangelo? Non è nel seguire gli alchimisti che troveremo la nostra pietra filosofale, ma nel fare anche noi quello che hanno fatto i greci, voler vedere Gesù.